Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e bentornati su FNAF Violazione di Sicurezza! Ruinate però! È uscito il nuovo DLC, il nuovo Ruin, il quale scopo è trovare Gregory. Cioè, ma Gregory, ma sempre che ti impicci qualcosa, prima sei Terminator che cerchi di terminare tutti gli animatronics e poi, per favore, Cassie, aiutami! Che si fai? Va bene, io per questa serie voglio un sacco di pollici in su ed ogni pollice in su è una via in più per trovare Gregory. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per seguirvi tutta la serie. Ora direi che è il momento di iniziare! Trova Gregory! Oh, che bello! Il mio freddino Glamrock! Che chissà che fine ha fatto. Gregory è intrappolato nel Plexaplex. Solo tu puoi salvarlo. Ok? Quindi solo io, perché io sono il ninja di FNAF! Che bello! Ok, quindi è ambientato di giorno addirittura. Va bene. Questa è Cassie. Cassie, che secondo una teoria, se... che poi vi dirò, ma guardiamo Gregory. Intanto attentamente. Gregory! Gregory! Ci sei? Ho ricevuto il tuo messaggio! Ma chi è Cassie? Ma Gregory. Non doveva avere amici Gregory? Che bello! No! Quante vibes! Quanti ricordi! Quanti infarti poi! Ok, io sto scendendo. Cassie, non ti preoccupare, Non in... Non aver paura. Non capisco perché Gregory dovrebbe dirmi di venire in questo posto decrepito se non è qui. Ci sono dei rumori. Cos'è quello? Magari se salgo lassù riesco a capire meglio. Ragazzi, guardate il Pixaplex! È tutto rovinato! Questo è FNAF Violazione di Sicurezza rovinato, ragazzi! Ah, speriamo che non ci rovinino. Guardate i pupazzi di Glamrock come sono rovinati. Come facciamo ad andare dall'altra parte? Va bene, cerchiamo di andarci. Sicuramente devo andare verso i tornelli. Sì, o no? Serve un oggetto. Non ci andrò mai senza una torcia. Sono via sotto! Ok, cerchiamo di guardare dove ci sono le torce, magari. Oh, ecco una torcia! Grazie, Mapbot! Ti hanno dato un sacco di botte in testa! Povero Mapbot! Oh, ragazzi, io ho ovviamente lo smalto verde glitter! Ok, quindi ora possiamo andare di qua. Ma... perciò, Gregory è rimasto intrappolato dopo che tutta la pizzeria è crollata? Oh, mamma mia, ma è tutto rovinato! È tutto brutto, orribile! Ok, noi siamo al Price Corner, quindi dobbiamo salire sopra. Cassie! La macchinetta ha attentato alla mia vita! Non puoi attentare alla vita del ninja dei FNAF! Poi ti ammazzo io, vabbè. Oh no, no, Mapbot, ti prego. Ah, non è il Mapbot, per fortuna. Mannaggia la miseria, mannaggia! Mannaggia le mappe, mannaggia! Ti brucio! Non pensavo che già infarti mi potessi prendere così facilmente. E già non iniziamo bene. Oh no. Vanni, io ho passato la notte qui. Chi ha passato la notte qui? Allora ragazzi, Gregory, di qua, di qua. Arrivo. C'è nessuno, mi sentite? Gregory? Gregory? Ok, sono in trappola. Ho ricevuto il tuo messaggio, dove sei? Aiuto, qualcosa mi ha afferrato. Non mi molla, devi trovarmi. Sono sotto la pista del Roxy Raceway. Sotto Roxy Raceway? Ma è dall'altra parte. Non sono vicino nemmeno per scherzo. Oh no! Ti prego, non voglio vedere quella pazza di Roxanne. Quella narcisista di Roxanne. Ok. Allora, sebbene mi ricordo... ma non mi ricordavo che FNAF fosse così infartoso. Altro che violazione di sicurezza. Mi sto ammazzando. Non pensavo di prendermi così tanti infarti.
Ok, posso resistere. Dobbiamo andare a Roxy Raceway. Allora, io ho una piccola teoria. Se Gregory, come noi abbiamo pensato, fosse il bambino di FNAF 4 fatto a robot, Cassie è la sua controparte, perché Golden Freddy al suo interno aveva Cassidy e il bambino di FNAF 4. E guarda caso, ora in FNAF violazione di sicurezza rovinata, abbiamo Cassie. Quindi potrebbe essere una teoria plausibile quella che Gregory non è altro che il bambino di FNAF 4, però che è diventato un robot. Robo. Allora, ricordiamoci che noi gli animatronics li abbiamo completamente distrutti, quindi saranno in Cassie ati. No, Cassie non va bene un corno. Cassie, okay. È tutto così buio, Cassie. Ok, ho illuminato un po' la situazione. Ma questa è la cucina, qua dove c'era Chica. Ok, quindi dobbiamo stare pure molto attenti se c'è Chica, magari nei paraggi. Ok, Cassie, dobbiamo andare di qua. Piano, ragazzi. Cioè, ma ve ne rendete conto? Questo... Quindi il Pixaplex è stato abbandonato. Ma perché? Cos'è successo? Può essere perché è crollato tutto? Dopo la scena in cui... Ah! Dopo la scena in cui abbiamo visto il Mimic, ovvero Bar, una specie di Bar... No! Chica! Non mi ha fatto nulla. Chica? Cosa ti è successo? Ma io mi... Sembri brutta. Chica, tutto bene? Non mi avvicino per niente. Non mi avvicino per niente. Ho già preso troppi infarti, mannaggia la miseriaccia. Ok. Uff. Che cos'è là? Un altro bot. Allora, sbaglio o questo FNAF mi sembra molto più siero? Serio, non siero. No, quello è Monty. No, ragazzi, quello è Monty. Ok, ricordiamoci che c'era un finale in cui tutta la pizzeria crollava ed andava a fuoco. Ma allora qual è il finale canonico reale? Qual è il finale giusto? Che cos'è questo? I think it's supposed to power the door. Credo serva ad alimentare la porta. E come facciamo? Ah, allora abbiamo bisogno di una specie di chiave per aprirlo. D'accordo, il ninja di FNAF è qui per risolvere la magagna. Mi serve una chiave. Oh, apriti. Apriti sesamo. Ah, questo, ho trovato la chiave, perfetto. A Faz wrench. Faz chiave. It's just like my dad's. È tipo una chiave inglese. Ok. La faz inglese! Ma ve ne rendete conto, la faz chiave inglese? Non ci voglio credere. Utilizza la faz chiave inglese, forza! Carica tutte le canaline fino al livello corretto. Punta la faz chiave inglese verso la canarina per caricarla. Capito, aspetta. Nel frattempo che questo fa così, io devo passare subito all'altra. Ed è fatto! Grande! No, che bella sta roba. Ok, apriamo. Ragazzi, ricordiamoci che già abbiamo incontrato Chica. No, capito. Qua si va giù. Qua si va sotto il Pixaplex. Dove c'era Glamrock e Freddy e Vanessa, che hanno detto: Freddy, you supposed to be lockdown. Mi. Ragazzi, qualcosa mi dice che in questo gioco ci sarà Glitch Trap, perché c'era ancora Vanni viva. Ok, qua c'era Monty. Monty, va tutto bene? Non va... Show, veramente show! Allora, dopo questo video avrò un sacco di teorie a riguardo. No, dobbiamo andare... Ah, Monty! Monty! Mi ha fatto cadere nella belva, che schifo! Giù per il tubo! Cassie, non schioppare! Vai, venite spreadi, se security breach. Rovinato! Aiuto! E questo è solo l'inizio! che schifo! Tutta la melma in faccia! Cassie, io ti voglio bene! Giustamente, dove sono uscito? Fuori dalla bocca del coccodrillo. Monticoso! Meglio trovare una via d'uscita prima che torni. Cioè, ma è bellissimo! Ma quanti infarti ci sono adesso? Cioè, siamo a Monty Golf.
Non mi devo nascondere, vero? No, ragazzi, non... No, no, io non mi nascondo qua. Ragazzi, per favore. Mapbot! Maskbot? Perché la mask? Che c'entra Vanni? Non voglio diventare Vanni! Strano, non è una maschera da Bonnie. Look at all the wires and stuff. È la maschera di Vanni. Maschera di sicurezza. Equipaggio la maschera e teoricamente nessuno mi dovrebbe fare niente. Ragazzi! Ti do benvenuto in Vanni, l'unità virtuale di integrazione della rete neurale di realtà aumentata. Quindi Vanni ha lavorato a questo. Nuovo utente rilevato, abbinamento del transponder. Mantieni la calma. Che vuol dire mantenere la calma? Cioè no, ragazzi, mi state dicendo che io posso vedere cosa c'è dentro gli animatronics? Così posso vedere se Gregory è un robot o una persona reale. Per fortuna l'impianto transponder mi consente di comunicare in maniera wireless anche quando non indossi la maschera. È uno dei tanti fazzi trasmagorici benefici dell'essere un tecnico di classe 5. Ovviamente dovrai rimettere la tua maschera per poterti mettere davvero all'opera. Ragazzi, così possiamo capire veramente se la teoria che Gregory fosse un robot sia vera o no. Però guardate, inizia a vedere tutto glitchato e non va bene questo. C'è, ma tu mi stai scherzando? Cioè, ecco, i passaggi glitchati. Una cosa vecchissima di FNAF, ragazzi. Ok, quindi con la maschera di Vanni posso andare nei passaggi glitchati. Allora, questo lo carichiamo. Allora, prima dobbiamo caricare questo al massimo. 2, 1, subito all'altro. Dai, che ci arrivi. Dai. Sì. Fatto. Via, let's go. Wow, il bagno di Barbie. Ehi, non bere il Barbie Shake! dalle fogne di Barbie. Qua pure un passaggio glitchato. Ecco come Vanni andava in giro, eh? Avete capito? Vanni c'aveva il teletrasporto. No, quello è Monty. Cosa c'è qua? Posso raccogliere un oggetto? Raccoglie. Pignatta di Bonnie AR! Ottimo, bellissimo. Allora, Cassie, io non vorrei dirtelo, ma siamo... Mi sa che ci scherzi. Mi sa che ci scherzi oggi, veramente. Ci scassino a noi. Questo è ancora il Monty Golf. Questo dovrebbe essere. Quella è la postazione di controllo remoto delle telecamere per i tecnici. Fortunatamente per te è stata già allestita. Telecamere? Tecnici? Guardia notturna? Che bello, mi piacerebbe proprio fare la guardia notturna. Ah, devo passare da qua che è glitchato. Via. Che succede? No. Monty, povero Monty. Ragazzi, ma cosa gli abbiamo fatto a Monty? Poverino. Io non l'ho reso così orribile. Cioè, in realtà sì, l'ho distrutto praticamente, gli ho zannato le gambe. Ok, andiamo! Non so, sto facendo di tutto per andare qua. Ah! Era una lucertola? Era un aeroplano? No, era Monty Coso! Monty Coso! Che cosa fai? Ragazzi, Monty è proprio arrabbiato con me. Non smettere di cercarmi, ho bisogno del tuo aiuto. Ma non lo smetto, Gregory! Gregory, ti sento. Se riesci a sentirmi, disattivi tutti i sistemi di sicurezza. Disattivali tutto. Sentite i rumori? Sentite le anime dei bambini che urlano? I nodi di sicurezza, trovali e disattivali tutti. Non posso uscire se non lo farai. Sentite le voci, le anime dei bambini che... Ho paura che in realtà Gregory sia già schioppato. Ragazzi, quando mi metto la maschera di Vanni, sento i bambini. Questa non è una roba normale. Cioè, guardate cosa posso vedere con la maschera di Vanni. Tutto.
Ok, la nostra missione è disattivare i nodi di sicurezza. Perché abbiamo i nodi al pettine? Non lo dico perché siamo Cassie e siamo una ragazza. Lo dico perché doveva far ridere. Ancora io non mi sono preso alcun infarto. Ecco il nodo di sicurezza. Disattiva prima i nodi. Per disattivare... Allora, primo nodo, ragazzi. Ok, ragazzi, qua c'è un barile che alimenta qui. Perciò devo disattivare questo. Disattiva uno. Vai, disattivato. Nodo violato. Ok, usa. Vai! Rete di sicurezza R. Collega gli ologrammi che combaciano. Fai attenzione a non incrociare le linee. Che vuol dire non incrociare le linee? Così. Ah, ok. Nodo di sicurezza violato. Perfetto. Grandi, ragazzi. Questo si sta sollevando. Let's go via. Let's go via. Troppo forte. Ma quindi Vanni ha praticamente preso il possesso del Pixaplex. Tutto il sistema di sicurezza è stato violato, esattamente come diceva il titolo. Quindi questo si chiama proprio violazione di sicurezza ultra istinto. Cioè, guardate, e se mi metto questo è tipo una specie di tunnel. Ma se me lo tolgo è tutto normale. Sembra tutto normale. Perfetto, noi ci siamo. Qua c'è un posto per andare. Un altro nodo di sicurezza. Allarme. Rilevato un'entità anomala nella rete Vanni. Chiedi a questa entità di abbandonare l'area immediatamente. Se non funziona è meglio uscire dalla modalità RS e contattare il nostro servizio assistenza. Ok, c'è qualcuno nella modalità R. Questo vuol dire che ci stanno attaccando. Mamma mia. Ok, devo disattivare quest'altro nodo. Ma ne abbiamo due e dobbiamo seguire esattamente questo. Ma prima cos'è questo? Vediamo. La telecamera verso quella porta del Montigolf. Chissà cosa ci sarà. Uscita. Ho paura che incontreremo il primo animatronico qua. Intanto seguiamo questi nodi e andiamoli a disattivare. Allora, qua c'è il primo nodo. 3, 2, 1, let's go. Dobbiamo disattivare due nodi. Primo nodo violato. Che sto rumore. Ah! Togliti la maschera. Togliti la maschera. Stai alla larga di quella cosa. Mangio una specie di segnale d'allarme a Monty. Non ci credo, Monty. Dov'è? Dov'è? Ok, uno l'ho disattivato. Dove, mannaggia, è l'altro? Dove Monty è? Lo sentite? Io lo sento, ok. Cerchiamo qua. Un barile, barile. Barile, vai, 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 vai. Sbrigati e disattiva. Si è attivato, toglilo. No, allora ho capito. Forse abbiamo a che fare col Mimic. Col Mimoc. Oppure con semplicemente un tizio. Vai, viola, viola. Viola niente, viola. Sì, ho capito, connetti, però connetti. Allora, uno. No, non posso farlo. Elimina, elimina. Allora, uno. Due. Fatto, nodo di sicurezza violato. Let's go. Ok, non c'è. Non c'è. Troppo forte questo gioco. Ma ancora non è finita. Perché la porta mi sa che è ancora chiusa. Vediamo. No, la porta è ancora chiusa. Quindi, mannaggia la miseria. Cosa devo andare a cliccare ora? Forza, sbrighiamoci, perché non ho intenzione di lasciarci il cuore qua. Che tra poco mi esplode. Che cosa c'è qua dentro? Un altro. Ce ne sono tre nodi. Allora, primo nodo. Questo. Una mazza da golf. Quindi Vanni ha preso il possesso di queste robe. Ok, poi il secondo. Un peluche di Chica. Sono tre. Sono tre. Ok, togliamoci la maschera un attimo, perché non si sa mai. Ricordiamoci che questa specie di coniglio, penso che sia un coniglio a sto punto, mi cerca. Devo seguire? Ah, barile, barile, vai col barile. Altro nodo violato. E let's andiamo. Sbrigati. Vai. Ok, allora, prima questo. E poi questo. Fatto, fatto, via, 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 show. Grande così. Che è sta musica? No, la musica del Montigolf. Monty, ti prego. Ragazzi, credo che Monty sia da queste parti. Ah, Monty, no. Ma cosa gli abbiamo fatto, Monty? Il segnale stava indirizzando Monty verso di te. Sei scappata giusto in tempo.
Se vedi di nuovo quella cosa, mantieni le distanze. Ehi, non ti preoccupare, io sono il ninja di FNAF. Mica un tizio a caso. La porta del Gator Grab è aperta, dovresti trovare un percorso. Ok, è aperta la porta di sicurezza, quindi andiamoci. Ok, via, 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 via. Ma io ancora non l'ho vista sta cosa. Ragazzi, voglio vederla. Quindi stiamo un po' così e vediamo se c'è. Eccola! È un coniglio! Toglila, toglila, toglila! Ce l'avete visto? Un coniglio gigante! Mi ricordo qua al Monti Golf dove c'era la sicurezza. Wow, no, fantastico, ragazzi. Allora, credo che, mi sa che questo episodio però lo finisco qua e continuiamo col prossimo. Però prima voglio assolutamente vedere cosa c'è qua. Che succede? Che succede? No, 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 no. No, 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 no. Oh, sbrigati. Oh, sbrigati. Oh, fatto. Mamma mia, ma io sono un tecnico. Io non sono Cassie. Ok, buongiorno a tutti. Come va? Qua c'è qualcosa di ghiacciato. No, un altro nodo. No, che bello, la porta si apre. Sì, FNAF, che bello. Allora, qua ce n'è uno. Qua. Che cos'è? Una torcia? Allora, nodo 1 violato. Pizza! Ma dai, ma hanno violato la pizza! Maledetti! Ma perché hanno violato la pizza? Ok, attiva, se no non posso fare. Usa. E facciamo pure questo. Allora, questo così. Ok, così, andiamoci da sotto. E con questo ci andiamo di qua. Perfetto, nodo di sicurezza violato! Ma io sono un mega tecnico! Glitch coso, mimic coso, come cavolo ti chiamis? Oh! Togliti la maschera! Conti, per favore! Si consiglia ai tecnici di completare il lavoro e abbandonare la modalità R immediatamente. Grazie mille per avermelo detto, help me! Monti! Via! Ok. Non sta passando. Wow! Oh no, qua c'era dove erano le endoscheletri. Ragazzi, mi sa che completiamo al prossimo episodio. Ok, il video di oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e mi raccomando, passate al prossimo episodio. Voi tantissimi pollici in su e noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!